Aggredisce i carabinieri con calci e pugni, arrestato un 36enne albanese. A Pesaro sono iniziate le vaccinazioni nelle farmacie comunali a disposizione Pfizer e Moderna. Sabato a Fano torna la notte dei saldi con i negozi aperti fino a mezzanotte. Gli europei di calcio, tra poco l'Italia scenderà in campo contro il Belgio nella gara dei quarti di finale. Speriamo, abbiamo marchigiano che ci farà vincere, speriamo. Occhio alla notizia, in studio Marco Ferri. Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla notizia. Dunque partiamo subito dalla cronaca. I carabinieri di Fano hanno arrestato un albanese ubriaco che, dopo aver importunato alcune ragazze in piazza Andrea Costa a Fano, ha aggredito i carabinieri. Letizia Marchioni. Un giovane albanese di 36 anni è stato tratto in arresto per violenza e resistenza pubblico ufficiale dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Fano unitamente ai colleghi di Fossombrone. Erano circa le 22 di ieri quando è stato richiesto l'intervento dei militari in piazza Andrea Costa a Fano, in quel momento molto affollata, per la presenza nei pressi di un bar del posto di un uomo che molestava ripetutamente i passanti e la clientela dei locali, importunando anche alcune ragazze sedute ai tavolini. I militari hanno cercato di calmare il 36enne che però, essendo in stato di ubriachezza, si è scagliato contro gli operanti, prima minacciandoli per poi lanciargli sedie e tavoli senza però riuscire a colpirli. L'uomo poi si è scaraventato contro uno dei militari aggredendolo con spinte e colpi al petto. I carabinieri quindi, approfittando di un momento di distrazione del giovane, hanno deciso di immobilizzarlo rendendolo così inoffensivo. Nessuno dei presenti, tantomeno il responsabile, ha riportato lesioni. Il 36enne albanese è stato accompagnato in caserma e dichiarato subito in stato di arresto. Oggi si è svolta l'udienza di convalida, all'esito della quale il giovane è stato rimesso in libertà in attesa del processo. Invece a Senigallia, durante un'operazione congiunta di carabinieri e polizia, è stato arrestato un uomo di 66 anni, del Foggiano, responsabile di resistenza e lesioni personali, grazie ad un cittadino che ha segnalato un camion sospetto fermo nella zona industriale di Corinaldo. I militari hanno iniziato a seguire il mezzo pesante, ma l'autista, nonostante le intimazioni a fermarsi, ha accelerato tentando anche di speronare la pattuglia. Dopo averlo bloccato prima del casello autostradale di Senigallia, l'uomo è sceso dal tir e ha tentato di scappare, ma è stato fermato. Durante le fasi di bloccaggio, due agenti della polizia hanno riportato lievi lesioni, poi refertate all'ospedale di Senigallia. Nel mezzo sono stati rinvenuti numerosi arnesi atti allo scasso, oltre all'abbigliamento necessario per il camuffamento. La pandemia: nell'ultima giornata nelle Marche non sono stati notificati decessi legati al coronavirus, sono 28 invece i positivi riscontrati nel percorso nuove diagnosi, 5 i nuovi casi nella provincia pesarese. Negli ospedali i ricoveri per Covid sono 12, 3 in meno rispetto a ieri. In calo sia i pazienti in terapia intensiva che in semi-intensiva. Questa mattina sono arrivati all'INRCA di Ancona, presidio ospedaliero di ricerca, 9.800 vaccini di Moderna e oltre 5.000 dosi di Johnson & Johnson. La consegna è stata effettuata tramite i Corrieri di Posta Italiana in collaborazione con l'Esercito. Intanto la campagna vaccinale si è allargata alle farmacie, quelle pesaresi, farmacie comunali, sono diventate un punto fondamentale di somministrazione. Angelica Panzieri. Sono partite le vaccinazioni nelle farmacie comunali di Pesaro, che per l'occasione non si sono fatte trovare impreparate. A disposizione dei prenotati un medico e gli stessi farmacisti, che hanno seguito e superato un corso apposito per le inoculazioni del vaccino. La prima a partire con le dosi di Pfizer e Johnson è stata la farmacia comunale Andrea Costa di Via Giolitti. Nei prossimi giorni poi ci si potrà vaccinare anche in quella comunale di Soria. Sta andando bene, stiamo in una fase di rodaggio dal punto di vista organizzativo, perché i vaccini che stiamo inoculando sono in fiale da 6 dosi e quindi dobbiamo fare in modo che non si sprechi nessuna dose. Che sta funzionando bene, c'è un'ottima risposta, la gente chiede, noi facciamo due tipi di vaccini. Il Janssen per le persone over 60 e lo Pfizer per le persone sotto i 60 anni. Tutto questo è propedeutico perché, come
già hanno fatto sapere insomma, il governo sia a livello centrale ma anche le regioni. La campagna vaccinale passerà dall'emergenza ad una situazione di gestione. I medici di base, i pediatri di libera scelta, così come le farmacie, saranno chiamati a dare delle risposte importanti, cioè saranno quelli che faranno in realtà tutta la campagna vaccinale del futuro, dei prossimi anni. Stiamo spingendo in tutta Italia per far sì che l'esperienza delle Marche, che è una tra le prime regioni che è partita, possa essere ripetuta in tutto il resto d'Italia. 9 farmacie, riusciamo probabilmente meglio dal punto di vista organizzativo a trovare gli spazi esterni in cui poter fornire questo servizio in tutta sicurezza. Il numero di vaccinati sono circa 15 persone, molti hanno rifiutato perché non volevano fare la monosomministrazione, perché di solito la monosomministrazione va per le persone che hanno più di 60 anni e invece per un'età inferiore, quindi compresa dai 18 ai 59, Pfizer. E comunque siamo partiti abbastanza in sintonia con quelle che sono le normative vigenti. Noi siamo farmacisti vaccinatori, abbiamo fatto il corso, però siamo comunque anche affiancati, supportati dai medici, perché comunque ci sono inoculazioni che si fanno non in farmacia ma in un ambiente adiacente alla farmacia dove ci sono anche gli studi medici, quindi per qualsiasi problematica abbiamo appunto dei punti di riferimento quali medici. Una bomba d'acqua ad Urbino ha provocato intorno alle 15.30 di oggi pomeriggio allagamenti in alcuni sottopassi e scantinati. I vigili del fuoco della città ducale con i colleghi di Cagli e Macerata Feltrea sono intervenuti in più quartieri, ma anche lungo la superstrada a Calmazzo per la caduta di una pianta e nella frazione di Calagostina per la caduta invece di un fulmine in un campo. Invece i pompieri di Fano sono rimasti impegnati in un incendio di fieno in un campo di Scotaneto, sempre nei pressi di Urbino. Dopo mesi di lavori e ritardi, oggi è stato inaugurato il nuovo ponte 2 giugno a Senigallia, ora intitolato Ponte Angeli dell'8 dicembre 2018, in memoria delle vittime della discoteca Lanterna Azzurra Corinaldo, presenti le autorità civili, comunali e regionali e i familiari delle vittime. Questo è un momento bello e importante, ha commentato Francesco Vitali, fratello di Benedetta, perché è un gesto che vuole ricordare chi non c'è più. Per noi vale molto sapere che c'è qualcosa intitolato a mia sorella e alle altre vittime, ci dà forza e ossigeno per respirare ed andare avanti. Torna la festa di Santa Maria Goretti nella parrocchia di Sant'Orso a Fano. Domenica alle ore 21 è in programma l'adorazione eucaristica comunitaria, mentre lunedì 5 luglio al Santo Rosario delle 20.30 seguirà la processione con la statua della Santa per le vie del quartiere. Infine martedì 6 si svolgerà la festa liturgica di Santa Maria Goretti, al mattino sono previste le sante messe e alle ore 19 la solenne concelebrazione presieduta dal vescovo Armando Trasarti. L'Italia è pronta a sfidare il Belgio nei quarti di finale agli europei, allora sentiamo dove i fanesi guarderanno tra poco la partita. Simona Zonghetti. Un coro azzurro. Torna la febbre azzurra. L'Italia, dopo una partita combattuta contro l'Austria, è pronta ad affrontare il Belgio questa sera alle ore 21. All'Allianz Arena di Monaco è ormai tutto pronto per il match dei quarti di finale degli europei e anche a Fano l'atmosfera si fa sempre più calda. Lei guarderà il match questa sera? Sì, come no. Sì, di dov'è? Da Albania vengo. Chi tifa? Italia. Ce l'ha nel cuore la nostra nazione. Certo, certo, ormai 22 anni che sto qua, normale che ce l'ho l'Italia nel cuore. Probabilmente sì, a casa di amici. Un pronostico? Perdiamo 1-0. Ah sì? Sì, voglio essere, sono superstizioso, le grandi sono uscite tutte, quindi è probabile che usciremo anche noi. Me la sento così. Speriamo che poi accada al contrario. Forza azzurri. Forza azzurri. Forza, sempre. Sai cosa c'è? Che non convinco tutte quelle che fa Mancini. Tutti dicono, no, lui c'è dei giocatori migliori al mondo, non li sa adoperare come voglio io. L'ultima volta mi sono sfogato, fa entrare Chiesa, io mi intendo più di lui e di tanti altri. È un appassionato di calcio, segue molto. Io ho giocato pure, se vuoi. Quale sarà la formazione vincente allora di questa sera secondo primo lei? Primo tempo, tutti i mediani che ci sono in Italia, Spinazzola da una parte e Chiesa da un'altra. Bisogna difendersi come si deve fare l'italiano. Italia-Belgio, si guarderà la partita?
Io penso di no. Non è un tifoso lei? No, non sono un tifoso. Lei invece? Tutte e due, anche l'Italia. Quindi la guarderà dove? Campeggio. Bene. Siamo lì, siamo trentini. Ah, ok, quindi si sta in compagnia. Certo, tutti in compagnia. A tifare Italia. Certo. Italia, sempre Italia. Un pronostico? Speriamo. Le bandiere tricolori già questa mattina sventolavano in diversi quartieri, nelle aziende, nelle case e anche al Ponte Storto, tre quelle esposte con altrettanti cartelli. Non rubarla, c'è scritto, è un dono di un disabile per la città. È pronto per guardare la partita? Spero che vada bene. Un pronostico? No, non sono scaramantico con i pronostici. Dove si guarda però la partita? A casa. Da solo, in compagnia? Da solo oggi, in semifinale magari con gli amici. Dopo lì festa un po' più grande. Sì, lì sì. Si sta davanti allo schermo? Io sì, con la fresella mangiamo stasera, roba campana. In compagnia quindi? Certo, voilà. Pronostico? 0-0. Un pronostico? Speriamo che vinca l'Italia, un pronostico è difficile, una speranza. Una partita tosta. Direi molto, molto difficile. Anche per la formazione, insomma. Penso di sì, penso. Abbiamo Mancini, per cui credo non ci siano problemi. Speriamo bene. Speriamo, abbiamo Marchigiano che ci farà vincere, speriamo. Oggi si lavora, poi questa sera è in relax a vedere l'Italia. Stasera sì. Vieni al mare, in spiaggia. Ah, sì, bellissimo. Porterete anche da mangiare, se rimarrete. Certo, sono andata a prendere le ostriche. Una super cena. Sì, spero che vinca l'Italia. Le due nazionali si sfidano per la 23esima volta con un bilancio che sorride agli azzurri, 14 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte. La prima partita risale al 1913 in amichevole a Torino, 1-0 per i padroni di casa. Limitatamente alle competizioni europee, il saldo finale è ancora una volta di buon auspicio per gli azzurri, 2 vittorie, 1 sconfitta e 2 pareggi. Tra poco la squadra di Roberto Mancini scenderà in campo per replicare l'ultimo successo sul Belgio, ottenuto grazie alle reti di Giaccherini e Pellè nel match d'esordio del girone del giugno 2016. Dove rimarrà? A casa? Con la famiglia? A casa. Il pronostico non lo so, speriamo che vinca. Basta fermare quell'essere lì di il ruente, quel toro di Lukaku. È di Fano lei? No, da Treviso vengo. Ed è a Fano per quale motivo? Per vedere la partita a pallone dell'Italia e stare insieme con gli amici. Ecco. Cioè, no, come si fa? E fare il bagno, anche se l'acqua è fredda. Di Pellè. La guarderà? Certamente, mi dispiace solo una cosa per Lukaku, che sono interista, però spero che un gol lo segni lui, noi ne segniamo due. Dove la guarderà? A casa mia, quindi con Beppe. Un po' anche più tranquillo con questi problemi, ancora Covid. Dopo, io e mio figlio e basta. È un forza azzurri, l'Italia deve dimostrare che siamo non solo un popolo forte, è anche coraggioso e diamo sempre il cuore. Anche lei vuole rilasciarci un commento? Mi dispiace, ma fino al 90esimo sono in silenzio stampa, grazie. Le immagini, anche se le abbiamo scritto, ma sono di Sky Sport. E adesso invece parliamo, restiamo al centro storico, nel centro storico di Fano, perché sabato c'è la notte dei saldi, un'occasione per clienti ma anche per i commercianti che potranno vendere la merce rimasta in magazzino. Al via i saldi estivi nelle Marche. La data del 3 luglio è stata fissata in quasi tutte le regioni per rendere omogeneo sul territorio nazionale l'inizio delle vendite di fine stagione. A Fano, il Comune e le associazioni di categoria hanno deciso di riproporre per l'occasione la notte dei saldi, un'iniziativa che può rappresentare una boccata d'ossigeno per le attività economiche del centro storico. Abbiamo bisogno di riprendere il ritmo, sappiamo che dobbiamo essere molto attenti ancora alle condizioni della pandemia, ma abbiamo bisogno di fare attività di lavoro, di far lavorare le attività economiche, di riprendere il ritmo, e questa può essere una bellissima serata. Ci saranno i saldi, nel centro storico ci sarà anche un po' di musica e quindi insomma riniziamo a comprare come prima, compriamo locale, compriamo nei negozi di vicinato, nei negozi di quartiere, insomma la città ha bisogno di ripartire e per ripartire abbiamo bisogno ognuno di noi insomma di avere delle economie da spendere. I saldi, ha proseguito l'assessore, aiutano le attività, soprattutto quelle medio-piccole che di più hanno risentito delle chiusure e
delle restrizioni provocate dalla pandemia. E quindi tutta la giornata, ma soprattutto la serata dalle 21 a mezzanotte, e sarà in questa occasione aperta anche la caserma, noi ci aspettiamo insomma che tutti i nostri concittadini vengano a sostenere un po' le nostre attività economiche che hanno bisogno appunto di sostegno. E durante la pandemia sicuramente abbiamo riscoperto la socialità, proprio l'andare nei negozi, il rapporto umano con il commerciante, quindi il cliente che viene nelle nostre botteghe, e credo che questo sia fondamentale, cosa che l'online non ti può dare. Gli sconti partono in anticipo, poi sottolineato Stefano Miresola, nei magazzini c'è ancora tanta merce in venduta anche a causa dell'emergenza sanitaria, e quindi la notte dei saldi rappresenta un'occasione per i clienti ma anche per i commercianti che guardano all'evento con entusiasmo. L'importante è la soddisfazione del cliente finale, è un momento per la ripresa, un momento in cui la gente può trovare davvero occasioni molto importanti, speriamo che ci sia la massima adesione da parte dei cittadini sia per questo sabato sia comunque per tutto il periodo dei saldi. Abbiamo bisogno come attività commerciali della vicinanza di tutti, quindi un momento per fare un buon acquisto a un prezzo vantaggioso, allo stesso tempo un modo per riuscire a sostenere i nostri colleghi commercianti. Allora, lunedì sera alle ore 21 alla Tenso Struttura di Sassonia si terrà un incontro pubblico dedicato alle norme innovative sull'urbanistica per il rilancio del lavoro e dell'economia. Il convegno sarà aperto dall'ex assessore responsabile di Forza Italia Mauro Falcioni. Seguiranno gli interventi del dirigente comunale Adriano Giangolini, del membro della Cassa di Previdenza dei Geometri Carlo Cecchetelli e della consigliera regionale Jessica Marcozzi. Al dibattito prenderà parte il sottosegretario all'agricoltura Francesco Battistoni, mentre le conclusioni saranno affidate all'assessore regionale Stefano Guzzi, modera la giornalista Lara Ottaviani. Al via dalla scorsa settimana la campagna di raccolta del grano nella nostra provincia, così come in tutta la regione Marche. Nonostante il tempo, il grano risulta di buona qualità e quantità, ma meno il prezzo finale. Filippo Pucci. Con l'inizio del caldo inizia anche il gran lavoro nelle campagne della provincia di Pesaro e Urbino. Come un ciclo continuo, torna anche per quest'estate la trebbiatura del grano, uno dei momenti più attesi e faticosi dell'agricoltura nel nostro territorio. Quest'anno siamo andati a vedere come procede il raccolto del grano in una nota azienda di San Costanzo. Davide, come nasce il tuo interessamento verso il mondo agricolo e della raccolta del grano? Praticamente fin da ragazzo, dall'età delle medie, andavo con le mie trebbie con mio padre. Poi nel 1992 abbiamo iniziato un'attività in proprio. Si è passati dalle vecchissime macchine senza cabina a macchine molto sofisticate con guida satellitare automatica e cabina pressurizzata. Il lavoro dell'agricoltore è una passione, altrimenti è un lavoro che non si riesce a fare. Qual è invece una giornata tipo durante il momento della mietitura? La giornata tipo adesso, durante la trebbiatura, ci si alza alle 6 del mattino, si preparano le macchine, si toglie la polvere, si ingrassano, poi verso le 8 e mezza, 9 si parte, si va in campo e si smette di solito verso 10-11 di sera. Si torna a casa a mezzanotte e poi al mattino alle 6 si riparte. Un mestiere dalla duplice medaglia, piacevole in certe occasioni, ma alle volte anche impegnativo e con alcuni sacrifici. Quali sono le gioie e i dolori di questo mestiere? Le gioie di questo lavoro sono la passione, il piacere di usare queste macchine molto innovative e il buon andamento del raccolto che sta andando molto bene questi primi giorni. Speriamo che continui così, anche se la siccità è stata molto elevata, il raccolto è un'annata eccezionale. I dolori è il lavoro, che le ore sono tante, sono lunghe, e quindi la famiglia in questo periodo veramente rimane un po' in disparte, perché si parte al mattino e quando i figli dormono si ritorna la sera quasi che sono andati a letto. La moglie qualche volta si arrabbia, ecco, e quindi, però se capisce il lavoro, tutto va bene. Agricoltori, mietitrebbie, trattori con cassoni, è impossibile non notare tutto questo movimento alla conquista di quel chicco di grano che un giorno finirà nelle tavole degli italiani.
E invece come sta procedendo il raccolto? All'inizio sembrava che dovuto alla siccità il raccolto fosse scarso e di bassa qualità, invece riscontriamo un raccolto buono, di qualità, di quantità, ottimo, direi eccezionale come l'anno scorso, quindi un prodotto di altissima qualità. L'inconveniente è che purtroppo è il prezzo sempre non remunerato per la qualità che si fa. E anche se le fatiche sono tante e i tempi sono cambiati, c'è chi ancora rispetta le tradizioni, fermandosi alcune ore sotto l'ombra di una grande pianta per pranzare in compagnia del buon cibo locale con tanto di vino o acqua gelata, prima di ripartire, fino al calar del sole, lungo i campi dorati di grano. Prosegue alla Pinacoteca San Domenico a Fano Impronte Femminili, la rassegna di arte e cultura per le pari opportunità e diritti umani. Dopo decine di iniziative organizzate online, la rassegna Impronte Femminili torna a svolgersi in presenza e prossimo appuntamento domenica 4 luglio. Esatto, siamo veramente molto contente di tornare in presenza e di tornare a vederci e a scambiarci dei sorrisi in presenza. E lo faremo con uno spettacolo dedicato ai più piccoli, una fiaba teatralizzata, una fiaba scritta da Francesca Tombari e Alessandra Palazzo, una fiaba che ha visto anche la nascita di un libro che potrà essere acquistato anche quella sera, una fiaba che è messa in scena con più linguaggi, quindi ci sarà una parte recitata sotto la guida di Lucilla Monaco alla regia, con numerose interprete che ringrazio per la loro pazienza e dedizione per le prove che hanno fatto in tutti questi mesi anche durante il lockdown. Ci sarà poi anche una parte dedicata alla musica, perché questo spettacolo è sostenuto anche dall'Associazione Fisarmonicisti Italiana, quindi ci sarà il maestro Palazzo che suonerà la fisarmonica nello spettacolo con un inedito proprio per questa occasione, e ci sarà anche una parte danzata con delle coreografie appunto danzate, quindi uno spettacolo con più linguaggi in presenza alla Pinacoteca di San Domenico domenica 4 luglio ore 19, e per chi vorrà essere con noi, ecco, dico di affrettarsi a prenotare perché i posti non sono tantissimi e molti sono già stati prenotati, quindi chi vuole magari già domattina è bene che chiami. Il telegiornale finisce qui, grazie per averci seguito, l'informazione torna su Fano TV in diretta domani mattina alle 7, arrivederci.